di gioco non si era mai vista, credo, negli anni precedenti. Le squadre di Pistoia, io parlo dell'Olimpia ora, erano molto più tecniche. Questa squadra è molto spettacolare, molto atletica, come hai sempre detto fin dall'inizio, anche durante la sua costruzione. Ma 8 schiacciate in una partita non si erano viste negli anni bianco-azzurri. È perché c'è stata appunto all'inizio un'idea riguardo a questa squadra, perché è il modo migliore di giocare questa Lega? No. Noi ora siamo a gennaio, non abbiamo di vista questo aspetto. Perché dico questa cosa? Perché a giugno quello che io dico oggi potrebbe essere completamente travolto. Io sono dell'idea che i risultati non dovrebbero condizionare il giudizio di una stagione, però è favola, è fantasia. Alla fine, se noi da oggi alla fine del campionato vinciamo una partita, è chiaro che il giudizio cambierebbe totalmente, no? Quindi aspettiamo a dare un giudizio a questa stagione. Però di certo i nostri miglioramenti da ottobre a gennaio sono stati esponenziali. Oggi la squadra ha una solidità difensiva importante, ha un DNA che oramai non è neanche così svelare segreti e annunciarlo oggi in sala stampa, ma è tattica comune quando si gioca con Pistoia negare la corsa, negare il contropiede, negare la transizione, perché altrimenti possiamo diventare un'arma veramente difficile da girare. Non so, Roma e Cantù e la stessa Bologna sono venuti qua con un'idea ben precisa: rinunciare ai rimbalzi offensivi, negare il contropiede, giocare un basket control, una serie di cose che ovviamente cercano di essere messe cercano i nostri avversari di mettere in atto appunto per migliorare il nostro DNA, che è quello del ritmo alto. Però non nascondo che noi siamo una squadra che è nata all'inizio dell'anno con l'idea di essere affascinante, di piacere, di dare uno stimolo importante al nostro pubblico, alla nostra gente. Oggi il basket è sempre di più atletismo, sempre di più forza, potenza, creatività, aggressività, e quindi ho cercato, quando abbiamo deciso, abbiamo avuto la possibilità di confermare i 3 italiani che erano, diciamo così, lo zoccolo da cui ripartire, era chiaro ed evidente che quello che ci mancava era questo tipo di aspetto. Il Granada, Mini e Cortese sono giocatori di un certo tipo. E quindi siamo partiti con l'idea di mettere in piedi un quintetto americano, o comunque 5 giocatori americani che avessero qualità atletiche, fisiche eccellenti. Poi tutto il resto era una ricerca difficile, complicata, perché con le risorse economiche che avevamo, è chiaro, dovevamo poi anche mettere in piedi un nucleo che potesse parlare la stessa lingua tecnica, che avesse un certo tipo di equilibrio, e devo dire da qualche mese a questa parte i 5 ragazzi americani che a ottobre non potevano giocare insieme, oggi stanno in campo con grande equilibrio e con grande fiducia reciproca. Ecco,